a trovare dopo tantissimo tempo, credo il 97 l'ultima volta, poi pensando che io fossi morto, si è data come fanno tanti. Attrice che sicuramente fa la cosa più comune e banale del mondo, che è 100 latrine, no, 100 vetrine, però è anche attrice del pane e tulipane, di Non ti muovere soprattutto, e anzi lei mi ha fatto conoscere una persona che è stata qui, da qui ha avuto poi un successo straordinario, casuale, prima col Pettino di Zingo e poi con Non ti muovere. Silvana Costi ha una biografia talmente vasta perché comincia giovanissimo, parte di casa con 1000 lire, così come Moravia stampò un libro con 1000 lire, l'indifferente fece. Poi abbiamo i due più vecchi, vecchi veramente, musicisti del luogo, che molti, cioè se c'è qualcuno di Casalotti me lo dica, perché in effetti sono più del blocco che non di Casalotti, state vedendo. Che Paolo Vigliarolo e Giuliano Verticale. Giuliano Verticale l'ho sentito sempre quando fa leggere le mie stupide poesie con la sua splendida voce che qualcuno ritiene belle. Adesso io inizio però con la parola sempre a un pezzetto meraviglioso di questo libro che può essere accusato di tutti, da tutti, anche, potrebbe essere accusato. Ma l'intenzione di questo volume, di quello che diremo, certamente non è mai stata quella di Silvano, di essere un Dalai Lama, di essere un Buddha, di essere un profeta, di essere un Coelho, di essere soltanto lui. E quando poi lo sentirete capirete anche perché. Nina Bernardi con un pezzo che forse non c'è bisogno dell'audio, se non c'è, se siete tutti qua dentro. Senza audio, vediamo. Senza audio. Nel senso l'audio. Io sfoglio, non leggo. Queste sono delle lettere, 10 lettere. Non sfoglio, vado da una lettera all'altra, fino poi alla fine, lui fa una specie di riassunto dove si parla un po' di tutto i luoghi della Kirghizia. È giusta Kirghizia? Si chiama Kirghizia, ma si chiama anche il primo paese che rispetta gli esseri umani. Gli esseri umani. Bisogna però premettere che in questo paese nessuno lavora più di 3 ore al giorno e il resto del tempo viene dedicato alla vita. Bisogna anche premettere che quando qualsiasi cittadino compie 18 anni gli viene regalata la casa. Bisogna anche dire che i politici fanno del volontariato e soprattutto che il numero delle farmacie e degli ospedali è praticamente azzerato. C'è un ospedale con poca frequentazione. E bisogna, non per concludere, ma per dare poi la parola a lei, bisogna soprattutto dire che i bambini non vengono martoriati nelle scuole come qua. E se voi volete avere la sensazione delle torture che subiscono i vostri figli, dovete andare a vedere i banchi delle loro scuole che sono intarsiati, seviziati, stuprati, annichiliti e poi si pensano che basta, andate a vedere i bagni. Nei bagni c'è l'affresco della disperazione giovanile, di dover stare, pensate, dei bambini di 7, 8, 9 anni, seduti, 5 ore minimo, mentre il bisogno naturale è quello di correre, di muoversi. Allora in Kirghizia i bambini, i giovani, gli adolescenti giocano fino a 18 anni e sanno praticamente davvero tutto quello che occorre sapere per avviarsi alla vita. Cioè conoscono il corpo, in Occidente nessuno conosce il corpo, ve lo voglio dire, forse voi avete sperimentato anche le persone, neppure i medici conoscono il corpo umano. Poi i bimbi sanno sul mondo, conoscono come è fatto il mondo, sanno tutti quello che qui nessuno sa, cioè che la Terra gira intorno al Sole a 104.000 km l'ora, che gira su se stessa a 2.400 km l'ora. Lì lo sanno i bambini di 6 anni e mezzo, 7. Perché? Perché quando piove non possono giocare nel parco, allora vanno in queste case, casa del corpo umano, casa della storia, casa della lingua, della musica. E ti
questi sono dei computer che sono esaustivi, che sanno tutto sull'argomento. Loro chiedono e hanno risposto, in questo modo imparano, perché la cultura è esattamente strutturata come l'agricoltura, e cioè bisogna arare il terreno, seminarlo e soprattutto lasciare in pace il seme. Invece il seme bambino qui in Occidente viene tormentato, mozzicato, incentivato, curato, insomma, di tutto finché nasce questa pianticella striminzita che accetta di essere una nullità perché gli hanno dato un diploma, quando ha perso completamente qualsiasi creatività, maturità. Maturità a che cosa? Pensate alla ferocia, a ringraziare coloro che gli ruberanno tutto il tempo della vita facendoli lavorare 8-9 ore al giorno. Spesso per avere che cosa? Per avere le energie per tornare il giorno dopo a farsi derubare un'altra volta. Io vi ho detto l'essenziale affinché voi non pensiate che si tratti di una cosa fantastica. Questa è una cosa assolutamente reale. Si potrebbe fare anche qui, a cominciare da domani. Volete sapere con quale denaro si potrebbe regalare una casa a tutti gli italiani? Con metà dei soldi che ogni anno in questo paese vengono investiti nelle prostitute, nella droga e nelle armi. Metà. Poi c'è un'altra metà, probabilmente da restituire magari ai paesi africani. Prego. Non sono venuto in Kirghizia per mia volontà o per trascorrere le ferie, ma per caso. Improvvisamente ho assistito al miracolo di una società nascente a misura d'uomo, dove ognuno sembra poter gestire il proprio destino, e la serenità permanente non è un'utopia, ma un bene reale e comune. Quando ho saputo che ogni realtà politica nasce da una forma di volontariato, ho finalmente capito perché ogni volta che vedo un rappresentante del Parlamento italiano parlare alla televisione c'è qualcosa sul suo volto che rivela un'incolmabile lontananza da ciò che sta dicendo. In Kirghizia la gestione dello Stato, oltre a essere una forma di volontariato, si esprime in due governi. Uno si occupa della gestione quotidiana della cosa pubblica, l'altro si dedica esclusivamente al miglioramento delle strutture. Cari amici, la descrizione di questo mio viaggio in Kirghizia ha suscitato in voi singolari reazioni. Mi avete inviato messaggi, non lo voglio il microfono, mi avete inviato messaggi pieni di entusiasmo e di incredulità, soprattutto rispetto al fatto che in questo delizioso paese l'economia va a gonfie vele e ognuno, qualunque sia la sua attività, lavora a pieno stipendio un massimo di 3 ore al giorno. Mi dovete credere, è difficile immaginare la serenità delle persone che sanno di avere garantiti non solo il necessario, ma anche il tempo per vivere. E, dicevo, lo studio, per esempio, impone l'apprendimento e quindi non nasce da un interesse o da un desiderio, ma da un obbligo. Le nozioni che si apprendono con lo studio sono simili a fiori recisi che vengono immessi nel vaso della memoria e pur rinnovandosi le parole prima o poi appassiscono. Ciò che si impara invece nasce dal desiderio di sapere ed è simile a un seme messo nella terra che a poco cresce, fruttifica, vive e si rinnova. Per questo imparare è un piacere raro, mentre studiare è spesso fonte di oppressione, inquietudini e malattie. Si direbbe che lo studio abbia come scopo di creare negli esseri umani una repulsione definitiva per ogni forma di sapere. È contenta, allora. Che lei lo sa. Sicuramente.
Cari amici, alcune vostre lettere esprimono sempre più stupore e incredulità nei confronti dell'esperimento sociale che vi vado raccontando. Chiedersi se sia o non sia reale, se esista davvero o no la Kirghizia, non deve in alcun modo sovrapporsi alla gioia che molti di voi hanno provato, anche solo di fronte a una descrizione esteriore e parziale di questa grande avventura sociale. Esame sta libro, Kirghizia, 8 agosto, questo interessa a me e le persone che hanno la mia età. Carissimi amici, vi sono grato per aver attenuato nelle vostre risposte lo stupore e l'incredulità. Sono anche contento che vogliate sapere tutto nei minimi dettagli. Proverò ad accontentarvi e concluderò questa lettera parlandovi dei delicati fiori azzurri che parlano d'amore. Ma prima devo proseguire a descrivervi, come promesso nell'ultima lettera, la condizione degli anziani. Cosa significa dunque essere anziani qui in Kirghizia? Chiedo a una coppia che all'apparenza non sembra superare i 50 anni. Per noi che ne abbiamo quasi 70 e abbiamo vissuto gran parte della nostra esistenza prima di tutte queste riforme, significa poter godere della vita nella sua massima estensione e pienezza. Ogni nostra giornata ha ritrovato il sapore dell'infanzia, con tempi e spazi privi di confini. Ce ne andiamo a visitare le case dell'arte, dove vengono custoditi non soltanto i capolavori, ma anche i disegni dei bambini. E in questa festa di colori perdiamo i nostri sguardi. Poi incontriamo altri anziani venuti da lontano e ci scambiamo i ricordi. Oppure frequentiamo liberamente le case della musica o i cinematografi. In ogni cinema ci sono almeno due sale. In una vengono proiettati i grandi film del passato, i capolavori, e nell'altra o nelle altre i bei film del presente. In ogni piazza ci sono i gruppi di lettura, dove i nostri attori a turno leggono brani di letteratura. Andiamo a visitare quei pochi di noi che sono malati e facciamo il possibile per rendere meno pesante la loro condizione. Prima delle riforme avevamo moltissimi ospedali. Erano tutti pieni di malati. Ora abbiamo un solo ospedale per ogni città. Quando la gente è libera di vivere, non si ammala. E se per caso subentra qualche malessere, non c'è miglior ospedale di un corpo felice. La donna improvvisamente smette di parlare e indica con la mano un corteo di persone di ogni età che avanza danzando nel grande viale del parco. La delicata musica di un trio ambulante, violino, percussioni e fisarmonica avvolge il corteo. L'uomo sorride al mio stupore. Abbiamo riscoperto le abitudini lontane dei nostri padri. Quando qualcuno cade in depressione, una gran quantità di gente si raduna intorno a lui e tutti ballano, finché anche il depresso esce dalla sua immobilità e si unisce agli altri, incominciando anche lui a ballare. Vedi? Il depresso è quello del centro, di quel grande cerchio di gente, e i suoi movimenti sono ancora un po' lenti, ma tra poco ballerà come tutti gli altri, e allora sarà guarito. È un'immagine difficile da dimenticare, questa nube di corpi ondeggianti in armonia che avanza al suono di una delicata musica ritmica. Gli strumenti musicali sono sparsi tra la gente e tutti quelli che sanno suonare partecipano, muovendosi con gli altri. E sembra quasi che la musica esca dalla terra stessa. Non c'è angolo della Kirghizia dove qualcuno non stia giocando. E lo spettacolo della vita si svolge incessantemente sotto gli occhi di tutti. Ho notato, dico al mio accompagnatore, che molti uomini e donne hanno un piccolo fiore azzurro al centro del petto. Ah, sì, il fiore azzurro. È semplice. Chiunque provi il desiderio di fare l'amore lo segnala agli altri, mettendosi un piccolo fiore azzurro sul petto, in modo che sia più agevole avviare il corteggiamento.
un nostro studioso ha scoperto che gran parte dei guasti e dei tormenti che opprimevano la gente nella gestione dei sentimenti derivavano dalla divisione delle tre componenti del mondo affettivo: la tenerezza, la sessualità e l'amore. Infatti, la tenerezza vissuta senza sessualità e amore produce ipocrisia. La sessualità priva di tenerezza e amore produce pornografia. E l'amore, privo di sessualità e tenerezza, produce misticismo. Fino a pochi anni fa anche noi vivevamo in una società oppressa da questi mali. Ora che la tenerezza, la sessualità e l'amore fanno parte dei naturali comportamenti umani, è scomparso tra noi ogni fenomeno di ipocrisia, di pornografia e di misticismo. Ma da voi, in Occidente, l'amore come si vive? Lasciamo perdere, dico chinando il capo un po' vergognoso. Ho notato piuttosto che nelle vie delle vostre città ci sono poche automobili, nessun mezzo pesante o furgone. Eh sì, qui da noi le consegne delle merci a negozi e ristoranti avvengono a notte fonda, quando le strade sono deserte. I veicoli da trasporto sono elettrici e non fanno alcun rumore. Il mio accompagnatore d'improvviso si allontana, apre una sorta di piccolo armadio dipinto di arancione, estrae una scopa e un minuscolo raccoglitore e spazza una parte del marciapiede. Mi rendo conto che all'esterno di ogni palazzo o abitazione c'è questo minuscolo armadio arancione. Fa parte della ginnastica quotidiana, indispensabile per sciogliere i muscoli. Chiunque noti per terra una qualche sporcizia, apre l'armadio e dà il suo contributo. Ecco come si spiega l'incredibile nitore di queste strade e di queste piazze. Esiste da voi la pubblicità? Esisteva. Poi i nostri esperti di economia hanno scoperto che eliminando la pubblicità tutto veniva a costare la metà. E allora? E allora? Il nostro ministro per il miglioramento della vita ha proposto di sostituire alla pubblicità l'informazione. E per qualsiasi nostra necessità veniamo informati da un piccolo programma nel computer che ci indica dove si può trovare questo o quel prodotto, il più vicino possibile alla nostra abitazione. Vedo seduta su una panchina una donna sorridente e serena. Mi attrae in modo particolare quel suo sorriso permanente. Ha un piccolo fiore azzurro sul petto. Ecco, vuol comunicare a me e agli altri che ha il desiderio di fare l'amore. Il mio accompagnatore toglie dal taschino un mazzetto di fiori azzurri e me ne porge uno. Mi avvicino e siedo accanto a lei. Cerco in modo maldestro di posare il piccolo fiore azzurro sulla mia giacca. La donna nota le mie manovre imbarazzate, prende dalle mie dita il fiore e lo infila all'occhiello della mia camicia. Cari amici, mi accorgo che notte fonda e la mia lettera questa volta non finirebbe mai. Ci sentiamo presto. Riflettete sulla soavità degli incontri di chi porta su di sé un minuscolo fiore azzurro. Un abbraccio a tutti voi. Perché non pensavi affatto di leggere, ma è stata talmente presa soprattutto da questo evento. Allora, parlavamo di musica e c'è un brano che Paolo e Giuliano, ecco, Giuliano segue questa parte proprio di dare a ognuno un piccolo pezzetto di programma, perché colui che gestisce tutte le cose che non so fare in blocco ed è uno che parla inglese e che io non sopporto. Però è un grande musicista, lo ripeto, insieme a Paolo sono favolosi. Il mondo di Kirghizia può essere anche quello, non solo dei settantenni. Thank you.
dice che la sua vita è una fiaba, poi lo direi anche per me, l'ho detto anche l'altra volta, poi però dice anche potrebbe essere il paradiso, non lo è soltanto perché ogni giorno 35.000 bambini muoiono. E allora resta la fiaba, ma non è un paradiso. Adesso lo ascoltiamo perché è per lui, penso che siete qui anche alcuni che sono venuti da molto lontano, anche se la serata è calda, la sua voce viene da Chichisia, che credo che ci sia il fresco appena tocato. Una di precisazioni, anche perché non voglio assolutamente cadere nel ruolo di qualcuno che mi spiega quanto è meravigliosa un'altra realtà e mi lascia interdetti magari in una realtà che non è meravigliosa, all'interno di un quotidiano che non è a vostro favore, perché lo Stato di questo paese non ama i suoi cittadini, non solo non li ama ma li tormenta, un po' come forse inconsciamente fanno anche i maestri, lo fanno tutti quelli che obbligano qualcuno a qualcosa che dovrebbe avere come minima caratteristica la spontaneità. Allora, se qualcuno di voi ha qualcosa da chiedere, una precisazione, per esempio tu che vai a scuola e ti stufi, magari... sotto maturità. Naturalmente calcolate che spesso la tragedia si aggrava perché i ragazzi, non vivendo una vita felice in famiglia, trovano conforto all'andare a scuola, che è la cosa più feroce che ci sia. È un po' come quando uno gli vende una cella di isolamento, lo mette in una cella con quattro persone e dice: ho svoltato, fantastico, posso parlare, posso guardare dalla finestra. Quindi se invece diciamo che qui ci siano degli insegnanti tra voi, potrebbero magari dire perché loro consciamente e inconsciamente tormentano tutti questi ragazzi, perché gli fanno del male, perché a scuola i vostri ragazzi imparano solo a fumare, a parlare della Roma, a chiedere il motorino, ma perché sono così insignificantemente lontani dalla loro vera, straordinaria preziosità? Perché? Dopo io vi farò vedere un bimbo di 8 anni che ho pescato in un oceano misterioso, farò una ricerca a Parma di 3 anni sulla tenerezza, sessualità e l'amore, io ho trovato su 7.000 interviste che ho fatto, sono rimasti 7 personaggi. Gli unici che avevano qualcosa da dire davvero sulla tenerezza e la sensualità dell'amore. Quindi, se qualcuno di voi ha una domanda, la faccia pure, mi fa molto piacere. C'è qualche domanda che brulica sulle vostre labbra? Ascoltando quello che... Io non l'ho letto ancora lì. E ho amato tanto un suo film, Uova di Garofano, ma veramente tanto. Sì, voce per favore. Ho detto che ha amato molto un mio film che si chiama Uova di Garofano. Ok, grazie. Mi spaventerebbe un paese così, a parte il fiore azzurro. dove non c'è, cioè secondo me si deve anche soffrire in amore. Madonna santa, sentite? Non so se è come uno che dice, beh, su tante paia di scarpe che hai, alcune devono essere tormentose, strette, che ti fanno venire le piaghe, no? Perché sennò che scarpe. Lo insegno il catechismo. Guarda, io se vuoi ti rispondo con un brevissimo componimento poetico che ho fatto, per quelli che come te pensano sia necessario il dolore. E dice così: se è vero, come dite, che il mondo è dolore e sofferenza, cosa sono i fiori di tiglio e i nidi d'api e le foglie che rivelano il vento e questo mio essere contento solo di poter vivere e vedere? Allora, il dolore non è previsto in natura. Io non conosco il dolore, in quanto il dolore è previsto come segnale di qualcosa che non va, di un'anomalia. Se tu hai un chiodo arrugginito nella scarpa, il dolore ti avverte di levarlo, perché sennò il piede ti va in cancrena. Invece, i misteriosi contorcimenti
liturgico, mistici, succede che no, che se tu tieni il chiodo nella scarpa ti rafforzi perché il tuo temperamento, eccetera, dopo che il piede ti va in cancrena, è bene che vada ti tagliano la gamba, hai capito? E ci sono davvero molte personalità che sono vicine alla cancrena, perché proprio nel mio ultimo diario, guardate, ve lo voglio citare l'inizio, il mio ultimo diario in internet comincia così: forse varrebbe davvero dare la vita, la propria vita, perché i miei simili la smettessero di credere in entità remote, in divinità impassibili, e invece cominciassero a credere e ad adorare chiunque hanno di fronte, chiunque egli sia, perché l'essere umano, ognuno di voi, è un assoluto capolavoro. Il fatto che tutti ignorino che siete dei capolavori, compresi voi, non significa che non siete dei capolavori. Io vi dico con immagine, avete mai visto un quadro di Caravaggio? Immaginate che entrate in un'osteria e vedete che adoperano come vassoio per i cappuccini un quadro di Caravaggio. Vi verrebbe, ecco, questo brivido di orrore io ce l'ho costantemente, perché voi, esseri umani, venite adoperati male, non venite rispettati per il vero valore che avete. Voi donne vi trasformo, invece di farvi diventare quello che siete, cioè persone, cioè esseri umani, vi trasformano in mogli. La moglie è un fossile disperato, non ha più neanche un residuo della propria vitalità. E in cambio di che cosa? Di un frigorifero ricolmo. È per questo, care ragazze, che vi convincono che voi non sarete mai in grado di autogestire la vostra vita e che avete bisogno di uno che vi garantisca, eccetera, eccetera. E così l'uomo, invece di diventare anche lui una persona, un essere umano, no, diventa marito. Allora, il trend è questo, il trend naturale sarebbe femmina, donna, lo dico nel libro, femmina, donna, persona, essere umano. Buonasera direttrice. Tu sei la direttrice? Sì, sì, e c'è sempre. C'è sempre. Io ho sempre lei, la diplomanda e la, sono le più fedeli. Maschio, uomo, persona, essere umano. Invece in Occidente succede così: femmina, quasi donna, moglie, madre per sempre. Condannata alla maternità. È accusato di molta immaginazione spesso, o siamo noi che viviamo solo di immagini? Perché una maschio, quasi uomo, marito, lavoro tutta la vita. In questi due oceani di disperazione si collocano le cinque più grandi industrie operanti attualmente: l'industria della prostituzione, della droga, delle medicine, della pubblicità e del consumismo. Tutte queste cinque mostri che vi succhiano fuori le ultime brandelli di vitalità esistono in quanto esiste la disperazione. Allora io ho fatto un esperimento, perché queste cose che vi dico non nascono così da un'avversione qualsiasi, anzi, io ho un senso di grande compatimento per i vostri uomini politici. Infatti il fatto che non sono loro a decidere niente, loro sono le marionette, poi c'è una mano invisibile che le muove. Invisibile? Alcune mani, i soldi. No. Io ho fatto un esperimento, per esempio i miei figli, io li ho tenuti a casa da scuola, non potendo non mandarli, perché come sapete arrivava il carabinieri, io li ho tenuti a casa 89 giorni l'anno, a partire dalla prima mese. Perché 90 ci venivano bocciati, 89 no. Allora io mi sono fatto questo esperimento, mi sono fatto da un amico dentista una ricetta con scritto per gravi motivi di salute, l'ho fotocopiata 1200 volte e ogni volta che loro stavano a casa, per cui invece di andare 8 anni a scuola, liceo e medie, hanno fatto 4 anni e poco più, la metà. Bene, questi ragazzini hanno tutti e tre
le stesse caratteristiche, e cioè non fumano, non bevono, non vanno in discoteca, non desiderano il motorino, e tutti e tre a 18 anni mi hanno detto arrivederci, io vado. Era 2000 lire. E sono andati. A fare che cosa? Sono andati a vedere il mondo, perché se uno non vede il mondo, crede che il mondo sia quello lì che c'è intorno. E confonde appunto la propria dimensione quotidiana con lo smisurato oceano che è invece lei è un oceano, ma per l'hanno compressa, capito? Fino a che è diventata magari simile più a una vasca da bagno dove ci sta a malapena in due. È preoccupato lui. In due. No, voglio dire. Ora io vi dico queste cose, mi dovete credere con un senso di grande amore, come si avverte una persona, guarda che lì c'è scritto vai dritto, ma a 3 metri c'è l'abisso. Non credere a nulla di quello che ti dice il telegiornale, di quello che ti dicono i giornali. Non credere a nulla, non credere quando invece di dirti che sono le 8700 esplosioni atomiche che hanno prodotto il buco nella zona, ti dicono che sono le scoregge delle mucche. Sì. Per vedere se in voi nasce uno sdegno infinito con quello che nasce. Beh, perché non si può tacere su 8000 e passa esperimenti atomici, ognuno dei quali fra l'altro produce delle devastazioni ambientali immense. Non una parola su queste, e salta fuori l'affare delle scoregge delle mucche. Così pure la mucca pazza, così pure la signora di Cogne, così pure i bambini che nella scuola russa muoiono, quando appunto ci sono 35.000 bambini che ogni giorno muoiono di fame. Voi immaginate se i TG iniziassero dando la vera notizia, cioè signore e signori, anche oggi moriranno 35.000 bambini di fame. Lo trovate su internet anche, bambini che muoiono di fame, vi viene 35.000. Io credevo 30.000, invece sono 35.000. Ma non è questo che sconcerta, né io voglio sconcertarvi con questo, ma vi voglio informare, perché è giusto che voi sappiate, che esistono da 45 anni 72.000 funzionari delle Nazioni Unite che prendono $15.000 a testa al mese, preposti a studiare, immaginate cosa, il problema della fame. Che se questi 72.000 prendessero $10.000, che sono poi €20.000, non è niente, invece di $15.000 non morirebbe più nessuno di fame, in quanto il costo di 5 tazze di riso per i 35.000 bambini è di €7.000. Ma perché io vi dico queste cose? Non perché vi voglio far concludere una giornata magari faticosa con una serie di scariche antiadrenaliniche, per dire, che vi deprimono magari ancora di più. No, per il semplice fatto vorrei tanto che ognuno di voi scoprisse che c'è una rivoluzione straordinaria che si può porre in atto, che è quella del proprio quotidiano. E cioè io vorrei proporre a ognuno di voi una responsabilità enorme rispetto al cambiamento non del mondo, ma del proprio mondo, dicendo a se stessi che non basterà l'intera vostra vita per scoprire quanto ognuno di voi è prezioso, accettando quello che vi dico come qualcosa di assolutamente probabile e certo, cioè che ognuno di voi è depositario di tutto l'infinito mistero della vita, che c'è non soltanto sul pianeta, ma nell'intero cosmo, che ognuno di voi è guardiano dell'unica possibile speranza che può animare l'animo umano, che è quella di autogestire il proprio destino. Io vorrei che ognuno di voi si chiedesse, ma io sto vivendo il mio destino? O volevo fare quella cosa là, ma non lo posso fare perché mi è nato il figlio, perché mia nonna è morta, perché mia mamma mi ha detto di andare là invece che qua. Se ognuno di voi si risponde, no, io non sto vivendo il mio destino, ecco, voi la più grande cosa che potete fare
è di staccarvi dall'asse della sola esistenza, e cioè di un destino che non è il vostro, che vi è stato imposto, e passare all'asse della vita. La vita. Ma per passare all'asse della vita bisogna scoprire che è impossibile dedicare al lavoro più di 3 ore al giorno. Come base. Dovete avere 21 ore al giorno per voi. Per fare cosa? Assolutamente niente. Niente, esattamente come ogni animale ci insegna a fare. Ogni animale quando ha mangiato, ha dormito, sta lì. I gatti, i cuccioli, fate. Ma non durerà a lungo il vostro nulla fare, perché ognuno di voi è la massima espressione che la natura ha trovato della vita. Voi siete il top, siete l'unica specie animale in grado di sapere che c'è, di pensare e di immaginare la stupenda evoluzione che comunque la vita ha fatto. Ecco, io vi dico queste cose come le direbbe un bimbo di 4 anni, se voi riusciste a dargli davvero la fiducia che lei ha. Vi posso dire che le due cose più feroci che tormentano ogni essere umano sono appunto la dose sbagliata di lavoro. Se 3 ore va bene, 3 ore e un minuto no. Naturalmente qualcuno mi può dire, ma io certe volte ho bisogno di lavorare 6 ore, lavoro 6 ore, il giorno dopo però non fai niente. No, perché 3 e 3. Comunque ognuno di voi osserverà che dopo la 3ª ora di lavoro subentra uno stato seminarcotizzato in cui è facilissimo che accadano errori, omissioni, dimenticanze, spunti di nevrosi, strani fenomeni fisici, bisogno di andare almeno un attimo fuori, eccetera, eccetera. Quello è il segnale che voi dovete in un certo senso maledire con infinito amore le persone che vi costringono a lavorare più di 3 ore al giorno. Giusto, ragazza? Quella ragazza lì con vestito nero è molto simpatica. Sì, no? Signore. Lei è blu. Lei è nero. Sì, sì. Credo che vengano da lontano anche loro. Loro sono molto lontano. Dove, da dove via? Così per da curiosità. Berna. Da Berna. Berna, in Svizzera. Berna. Berna. Complimenti. Ha saputo che c'era questo incontro? Sì. Come mai? Magico lui. Come mai? Da io sono stato a Berna. Da dove? Eh? Da un giornale, da che cosa? No, io da Fabio lo so. Ah, da, quindi una da Berna. Vabbè. Se sta da Berna, lei viene da Berna. Cioè, no, ma io intanto quello che dico non è ciò che so, ma è ciò che vivo. Sì. E finché vivo avrò certamente cose da dire. Non ho bisogno di sì. Nel senso che io, per esempio, non è che scrivo un libro perché non ho scritto un'altra che è l'unico scaffale che si muove, che è cascato dall'universo, è il peso della cultura. L'immaginazione non ha limiti. Ah, scusa, no. Era benvenuta la signora che era molto preoccupata che avesse rotto lei la libreria. No, lo facciamo no. Un po'. Quelli che vengono dalla Svizzera, secondo sono precisi, li facciamo stare male. Bello. Dirò una poesia che io ho scritto in tedesco per questa signora e poi la sua amica la tradurrà. Io l'ho scritta a 20 anni, ce l'ho pensata a 20 anni questa poesia. E dice, perché io sono cresciuto come in Kirghizia, quindi parlo 7 lingue, ma le ho imparate non a scuola. Unruhig bei mir, mein Geist jetzt noch wandert. Und ich habe mit ihm nichts mehr zu tun. Die Wurzeln im Innern sind wieder gestorben. Bin ich in dem Leben noch drin? Man muss weiterlaufen, ja, aber wohin? Traduco? Grazie. Sì, inquieto dentro di me il mio spirito ancora vaga e io non ho più nulla a che fare, a che vedere con lui. Le radici nell'intimo sono nuovamente morte.
sono io all'interno della vita? No, bisogna andare avanti, sì, ma verso dove? Questa era la poesia del ventenne. E questa poesia mi ha proprio indicato verso dove? Verso la vita. E da allora io ho detto, io mi interesso solo alla vita. Pensate che uno dei massimi tormenti è questo, che mentre io voglio essere presentato come un essere umano, tirano fuori i nomi più strani, scrittore, regista, dottor maestro, poeta, eccetera. Come se non fosse legittimo essere assolutamente felici della presenza in noi dell'essere umano. È strano, no? È strano che appunto ci sia paura che la terra sia popolata da esseri umani e che debba essere popolata da papi, mariti, ragionieri, artisti, registi, librai, maestri, ma perché non da esseri umani? Eh? Comunque, per scusarmi di un linguaggio così a volte apparentemente, solo apparentemente estremo, perché io uso una grande prudenza rispetto allo sdegno che ho nei confronti di queste modalità di vita, vi farò vedere questo bimbo dopo, che a 8 anni dice con una grande potenza delle cose come le dico io, ma solo perché? Perché lui è uno che non è mai finta di andarci, è andato 2 giorni, poi mai, e sentirete con che incredibile proprietà di linguaggio lui parla e sentirete anche dei concetti abissali. Vi faccio vedere solo una piccola parte perché l'intera intervista è nel film D'amore si vive. E dice, ma nel film, per esempio, quando io lo interrogo sulla droga, lui mi ha detto sulla droga una cosa incredibile, mi ha detto, sì, c'è la droga del buco, del fumo, ma c'è una droga veramente più terribile di tutti. Qual è il pensiero di quello che non accade mai? Il pensiero di quello che non accade mai. Terribile. Dimmelo così. Eh? E poi parla della guerra, e poi parla... Invece in questi 4 minuti... Subito dopo lo vedremo. Dopo lo vedremo. Però nella seconda parte quando si come sente. Tutti così, cosa vuol dire? Come quel bambino? No, devono essere tutti come se stessi, mica come quel bambino. Nel senso di un'eccezione. Guardate che Gesù Cristo avrebbe detestato i cristiani, perché avrebbe detto, ma come? Sono venuto a dirvi di essere ciò che voi siete e voi fate i seguaci. Anche Marx avrebbe detestato i marxisti. Detto, ma come? Non avete capito proprio niente. Io vi propongo di autogestire il vostro destino e voi fate un'altra volta i seguaci. No, l'industria. Ognuno di voi ha la possibilità di dire veramente un no a tutte queste cose. Come? Riuscendo a convincersi della propria straordinaria, importante preziosità. Non è facile, eh? Non è facile. Perché nel frattempo tutto ha cospirato per convincervi che voi valete poco, che quella là ha fatto questa e voi non l'avete fatto, che quello là ha fatto carriere e invece voi no. Tutti quegli spiritelli malefici lì popolano in modo turbinoso l'animo di quasi tutte le persone che incontro, no? E poi pian piano, io ho ricevuto una mail che è forse il regalo più grande che ho avuto nella mia vita, l'ho ricevuta 2 settimane fa e l'ho messa nel mio ultimo diario. Di una donna che mi dice, non puoi immaginare, vorrei che tu riuscissi a vedere sia la persona che ero io 2 anni fa, sia la persona che sono adesso. E questo devo dire, ve lo dico con modestia perché io credo di non entrarci niente in tutto ciò. Dice, io leggendo i tuoi diari, da un piccolo straccetto sdruscito sono diventata un essere umano. Questa donna me l'ha scritto perché? Perché io 2 diari fa ho cominciato il diario dicendo ogni volta che mi siedo a scrivere un diario penso a quelli che mettevano in Africa, che mettevano un messaggio in una bottiglia e lo buttavano nel mare e penso ma chissà se arriverà anche a una sola persona.
E mi hanno risposto in modo, dice, no, e questa mi ha detto di questo percorso che ha fatto, ma che cosa ho scritto io nei miei diari? Tutto quello che voi sapete già. Voi sapete perfettamente tutti i soprusi che dovete sopportare tutti i giorni, il traffico. Ma voi credete davvero che sia indispensabile che alcune decine di migliaia di automobili tutti i giorni rimangano ferme 2 ore sul Lungotevere emettendo tonnellate di ossido di carbonio? Credete davvero che sia indispensabile? Lo sapete che con metà del carburante che consumano queste macchine si potrebbero costruire tutti i marciapiedi mobili come in Kirghizia, veloci per i giovani, lenti per le persone più mature, e questi costerebbero metà del carburante che viene adoperato solo per mandare ossido di carbonio nella città. Ma è possibile che voi pensiate che questo sia davvero indispensabile? Non credo che. Allora pensate che quando io vado a vedere questo spettacolo, perché ogni 2 o 3 giorni io vado lì a vedere se è ancora così, e tutti i giorni alle 10:25 sul Lungotevere c'è tutto fermo, allora io dico, ma com'è possibile che da anni io vedo questo spettacolo? Poi ho guardato bene sui loro volti e c'era scritto sulle fonti, in fondo meglio qua che in ufficio. C'è una frase che riporta Sergio Zavoli: l'immaginazione è il modo più alto di pensare, e io invito i musicisti, perché nel pensando, forse il modo più alto, per me mi è sempre capitato di farlo mentre ascolto la musica tutta, la loro anche. Thank you.
Lina Bernardi, secondo me, prima di leggere il finale del libro, sì, dovrebbe leggervi, perché io ho chiesto a una specie di mio figlio adottivo che si chiama Fabio Volo, che forse voi conoscete. Ah, cioè, siccome Fabio Volo è un ragazzo di 34 anni che viene molto invidiato perché dai giovani, no? È un simbolo. Allora io ho detto, caro Fabio, scrivi una letterina a me dove dici quanto è squallida e insopportabile la vita che fai. E lui è stato onesto e ha scritto. Ma lui ha scelto di fare questa cosa. No, non si sceglie mai la croce, cari ragazzi, non fatevi ingannare. Si sceglie di scendere dalla croce, non di andare. A parte che se Fabio Volo è un simbolo, credo sia discutibile. Comunque un conto avere 34 anni con la vita di Fabio Volo è un conto avere 34 anni di un essere umano, normale. Cioè Fabio Volo è stato comunque fortunato e quando hai a disposizione la possibilità e il tempo di gestire diversamente ti viene più facile provare a fare un cambiamento. Fabio Volo, se si dovesse fare 2 ore di traffico a Trastevere tutte le mattine, forse avrebbe scritto qualcos'altro sulla lettera, sicuramente di apprezzamento, quale io apprezzo, perché l'ho letta. Dice una cosa, dice delle cose molto che io con le quali sono d'accordo, ma sono d'accordo perché credo che sarebbe stato più giusto da parte di Fabio Volo, cioè nel senso che quella lettera se l'avesse scritta una persona che avesse dei problemi concreti. Io non credo che Fabio Volo abbia dei problemi concreti come li abbiamo tutti quanti qua. Ma come la... Ma io credo che ce l'ha. Sentite la lettera. Parlo di cose pratiche però. Senti la lettera. Io lo so cosa vuoi dire. Siccome lui guadagna 400.000 euro al mese, non ha problemi. Ma rispetto ai 600. No, non è vero. Allora, leggete, sentite la lettera. Ciao Silvano. Dovrei iniziare questa lettera chiedendoti come stai, ma leggendo le tue lettere dalla Kirghizia diventa una domanda superflua. Neanche a farlo apposta, ho pochissimo tempo per scriverti. Devo andare di corsa a fare un lavoro importante. Da quando però ho condiviso un po' di Kirghizia con te, mi chiedo molte cose. Primo, perché sono sempre di una nuova vita? Ah, mamma mia, l'ho fatta apposta. Perché sono sempre di fretta? Secondo, parlando di questo appuntamento, è veramente importante? È successo qualcosa di strano con le tue lettere. All'inizio le ho lette come si legge una notizia curiosa su un quotidiano. Poi invece mi sono accorto che sono cresciute dentro di me come un sentimento di risveglio. Leggendo come si vive in Kirghizia, ho notato tante cose assurde qui, che prima nemmeno vedevo. Ho capito che, senza accorgermene, mi sono abituato a non vivere. Silvano, sono stanco. Sono stanco fisicamente e mentalmente. I miei impegni sono così lontani dalla vita e dalle cose che realmente vorrei fare e spesso faccio fatica a trovare stimoli per andare avanti. Vivo nella speranza che arrivi presto il fine settimana per avere un po' di tempo libero per me, ma poi quando ce l'ho spesso mi capita di non sapere come spenderlo. Non sono più abituato a stare con me stesso e ad ascoltarmi, ma come sono potuto arrivare a questo? Come ho potuto permetterlo? I pensieri che ho fatto in questo periodo, grazie a te, mi stanno dando la forza per concepire una nuova vita. Sto progettando una serie di cambiamenti e questi pensieri diverranno azioni. Sto già meglio. Queste tue lettere mi hanno dato speranza, mi hanno fatto immaginare la mia vita in un altro modo. Verrò presto a trovarti e nell'attesa spero che il modo di vivere della Kirghizia arrivi fin qui, contagiando pezzo per pezzo tutto questo meraviglioso e tormentato pianeta. Ciao Silvano, vado a fare finta di essere coinvolto in qualcosa, ma ancora per poco. Arriva un po' di confusione nel senso che un conto è che tu dica, per esempio, perché io do un immenso valore agli individui e alla loro responsabilità?
perché se loro intraprendono un percorso davvero universale, mettiamo, io ho deciso a 17 anni che non avrei mai lavorato più per una giornata, mettiamo, è un po' come se ognuno di noi avesse desiderato, sognato sempre di volare, io avessi deciso di voler imparare a volare. Allora questo mio imparare a volare, nella coscienza che è un desiderio davvero universale, non è più un'azione individuale della sorella, del cugino, dell'amico, ma è un'azione importantissima, perché se ci sono riuscito io, che sono, diversamente da Fabio Volo, un MDF doc all'origine, ovvero MDF vuol dire morto di fame, io sono andato via di casa con 10.000 lire, con niente, non ho mai chiesto niente a nessuno, ho usato semplicemente la mia intelligenza per stare il più lontano possibile dal denaro e dal successo. Tutte le cose che ho fatto, compreso il cinema, non le ho mai voluto fare col denaro, per il semplice fatto che col denaro anche un bulldog riesce a costruire una cattedrale. Va lì col denaro, che ho scritto cattedrale, e costruito cattedrale. Quindi io, per una ragione molto semplice, non per la retorica che i ricchi sono infelici, eccetera. È vero, tutte le persone ricche che ho incontrato mi hanno pianto sulla spalla, sono veramente putrefatte dalla noia, dal fatto che non hanno amici perché pensano sempre che l'amico è amico perché hanno i soldi, non hanno amori perché sempre pensano che lei vada a letto con loro perché hanno i soldi. È una dannazione tremenda, ma non è per questo che io ho proprio per la ragione del bulldog, perché ho detto se fossi un bulldog sì, accetterei la vostra. Naturalmente io al denaro do un'importanza molto grande, come do un'importanza molto grande alle fonie. Senza le fonie noi saremmo nei guai. Però non si costruisce una cultura sulle fogne. E io non ho costruito la mia cultura sul denaro. Tu dici scambieresti volentieri la tua vita con quello. Io per neanche per un minuto scambierei la mia. No, ma io dico per provare lui la mia e lo sua, vediamo. No, no, lui la tua l'ha provata, perché lui quando io l'ho incontrato faceva, si alzava alle 3 del mattino e faceva i panini fino alle 11 del mattino. Lui faceva i panini. E la sua mamma mi ha detto, Silvano, vedi se può parlare con mio figlio perché mi sembra un po' giù di testa. Io ho parlato con Fabio che faceva i panini, panini. E lui in mezz'ora mi ha detto delle cose così esilaranti che io gli ho detto, caro ragazzo, da oggi, non da domani, da oggi basta panini. Tu adesso non ritorni dentro a fare i panini. Invece di riparare, leggi questo libro. E gli ho dato, avevo in tasca un mio libro che si chiamava La ragion pura, perché io per 20 anni i miei libri non li ho neanche mai messi nelle librerie. E lui mi ha detto, libri? No, no, io ho fatto terza media, basta, basta. Era molto rozzo, ti devo dire, ma straordinariamente esilarante nel raccontarmi come facevo io a sopportare di fare i panini dalle 3 alle 11. Io gli ho detto, guarda, si dà il caso che io scrivo per chi non legge mai. Prova a leggere questo libro. Il giorno dopo lui è tornato e mi ha detto, ce n'è un altro, per questo è mica sono libri, questa è la vita. Giuro che parlavo. Di Brescia. Insomma, lui, naturalmente, io gli ho detto, guarda, fai una cosa, tu vai in quel bar là, vedi quel bar là, dici le stesse cose che hai detto a me, e poi lascia che succeda il resto. Dopo 2 settimane nel bar ogni sera c'erano 300 persone pigiate così a sentire lui che raccontava delle gare che faceva con i panini per sopportare. Allora le rosette diceva che erano ciclisti, faceva le gare e faceva la radiocronaca, no? Diceva ecco passa adesso lo sfilatino, eh? E poi la cosa esilarante, lui è certamente più bravo di me a raccontare, ma diceva che quando lui diceva no, no, Fabio sta passando tutti, arrivo primo, passava suo padre con la flemma e diceva taci, è la bomba. Allora lui, dopodiché, lui ha spiccato, come dice il suo nome stesso, il volo. E io l'ho rivisto dopo 5-6 anni che lui era già abbastanza famoso, perché è venuto a chiedermi di fare 36 interviste per 36 trasmissioni, interviste di 2 minuti l'uno,
per MTV e gli ho detto ma non se ne parla nemmeno, assolutamente non mi interessa. Dopodiché ho visto che aveva gli occhi lucidi e gli ho detto ma cos'è che tu non è che per caso fumi? Sì, fumo, anzi, quindi e le cane, anche il cane. Allora io gli ho detto guarda Fabio, ho cambiato idea. Se tu domani vieni con un contratto di MTV dove invece dei soldi scrivi che da questo momento fino alla tua morte tu non toccherai mai più una canna e una sigaretta, io faccio le tue 36. E lui il giorno dopo è venuto col contratto di MTV, col timbro, con scritto da questo giorno fino alla mia morte. E ha smesso il tronco di fumare. Ma non tanto è stato importante che abbia messo di fumare sigarette e le canne, ma lui da quel momento non ha più detto alla radio come faceva prima, ascoltandolo 8 milioni di persone, perché ogni settimana sono 8 milioni che ascoltano la radio di genere. Non ha più detto, beh, quando siamo giù famosi una canna. Ha cominciato a dire chi si fa la canna è un demente, perché... E fra l'altro mi ha raccontato questa evoluzione strana, che lui ha maturato una repulsione talmente forte per le sigarette, per le canne, per tutte quelle robe lì, che gli dà fastidio fisico vedere una persona che fuma, pensate. Pensate. Adesso lui è nuovamente travolto da una serie di inesorabili impegni. Io sono riuscito per 3 volte, perché lui quando ha dei dubbi viene a domandarmi cosa faccio. Per esempio gli hanno proposto 3 anni fa, gli davano 2 miliardi, 1 milione di euro, se faceva la pubblicità del Bondi Motta. Mi ha detto che ne pensi? Io gli ho detto guarda, è molto semplice, se un giorno vuoi svegliarti trasformatevi in Bondi Motta. E lui non l'ha fatto. L'altra volta è venuto dicendomi, mi ha detto Pippo Baudo di presentare sempre, si è presentato Sanremo con lui. Io gli ho detto guarda, è un disastro. E non è andato. Cioè per dire, che lui è sempre lì in bilico di costruirsi una realtà che renda meno alienante. Però adesso io non vi voglio annoiare con i problemi di Fabio Volo o con i problemi miei personali. Voglio rimanere solo in questo sapore che secondo me davvero appartiene a tutti, che è il sapore del diritto a vivere. Ma Fabio Volo ha incontrato la persona giusta, nel posto giusto, al momento giusto. E questo è quello che dico sempre ai miei allievi, quando vengono a fare i provini per vivere, 100 vetrini. L'incontro nella vita è quello che fa vivere. Sì, ma se non c'ero io, c'era qualsiasi bambino di 4 anni. Che glielo diceva? Sì. Ho capito, ma le bisogna incontrarla. Che magari cominciava a fumare con Fabio Volo. Perché Fabio Volo non avrebbe avuto la potere di conoscere lei, non avrebbe capito certe cose. Sempre lei. Te. Una donna là. Allora. Prosegui la. Proseguo. Grazie. È l'ultima lettera che invio dalla Kirghizia. Almeno per ora. Presto dovrò rientrare e lasciare quest'angolo raro di serenità, quest'oasi di rinnovate certezze nella grandiosità della vita. Breve riassunto. Rientrando in Italia tornerò per così dire indietro nella storia per ritrovare il caos del traffico. Qui in Kirghizia l'aria è tornata pura. Verificherò la disperante quanto inutile organizzazione del lavoro. Qui tutti lavorano 3 ore al giorno, che ben presto diventeranno 2. In Italia ritroverò il tormento dell'istituzione scolastica, dove, come diceva già Shakespeare, lo scolaro come una lumaca si trascina controvoglia verso la scuola. In Kirghizia invece i bambini e i giovani giocano tutti i giorni fino a 16 anni nei parchi e quando piove imparano dai computer quello che hanno bisogno di conoscere in qualsiasi ambito dello scibile umano. Ritroverò governanti d'ogni genere con i volti ingessati dai privilegi,
dallo stipendio mensile minimo di 50 milioni, circa 25.000 euro, mentre qui in Kirghizia chi opera nelle strutture di governo fa del volontariato. Permetti che faccio un'interruzione, voglio dire una cosa mia? Allora, io odio e non ho mai visto una partita dell'Italia. Sono contenta che abbia perso, perché tutti i soldi che prendono, tutti come c'hanno, come c'hai ragione, questi giocatori che pigliano tutti questi soldi. Volontariato dovrebbero fare, dovrebbero avere passione e fare volontariato, o no? Quindi questo te lo sei dimenticato. No, tornerò a vedere gli anziani. Fermi tutti. Dai. Io domani vado a giocare a pallone. Io amo molto giocare a pallone. Ma non ti pagano? Mi fanno pena quelli che vanno a vedere a giocare a pallone. Perché come uno che invece di fare l'amore va a vedere gli altri che fanno l'amore. Non si capisce. Però vi posso dire una cosa veramente misteriosa e magica. Io non so nulla del mondo dello sport. So poco e non mi attrae, però ieri il mio amico del bar mi ha detto: Silva, che fantasia. Io gli ho detto: dunque, l'Italia stasera pareggerà e poi perderà. Io non sapevo manco cosa vuol dire pareggerà e poi perderà. Gliel'ho detto così, come un bambino di 2 anni. Ma adesso dici che è partito. Allora lui oggi mi ha preso così e mi ha detto: Silva, è colpa tua, cioè, è colpa di Cetri. Io davo per dire, no? Che certe volte il caso è assurdo. Ma vi posso però dire una cosa, che questi calciatori vengono pagati molto poco rispetto a quello che rendono. Perché io una volta a Brescia, nella piazza centrale della città, ho sentito il presidente della Confindustria, che si chiamava Lucchini, che diceva a un suo collega industriale: sai, abbiamo deciso di comprare Baggio, che era un giocatore, poi mi hanno spiegato. E l'altro gli ha detto: ah, bene, perché finché i nostri operai si occupano di calcio, noi siamo a posto. Quindi il fatto che l'operaio produca come un animale da sfruttamento e accetti di fare questo è giustifica le poche lire che danno questi rispetto agli enormi guadagni. Prego. Ma sempre tanti. Dunque tornerò purtroppo a vedere gli anziani barricati nelle loro case, seminascosti dagli stipiti delle finestre, spiare un mondo che li rifiuta, murati vivi nell'abbandono sociale e nella sopportazione dei familiari, attenti a non superare i margini esigui di una misera pensione. Qui invece gli anziani, compiuti i 70 anni, i 60 anni anzi, quindi da 10 anni io, hanno diritto, come in Occidente solo i deputati, al ristorante gratuito, ai treni, ad aerei gratuiti, all'ingresso privilegiato e anch'esso gratuito nei cinema. Da quando sono venuta al tuo Via Azzurro Scipioni ho pagato. Nei teatri e nei musei, e inoltre ad ogni anziano qui, è vero. La mia tessera costa 2 euro l'anno, sì, un euro per ogni cinema. Stai scherzando. E non ho sovvenzioni, Sì, sappiamo tutto. Viene attribuita una piccola porzione di terra dopo i 60 anni, dove se vuole può coltivare ortaggi e fiori da distribuire. Ritroverò nel nostro tormentato paese i morti per conflitti a fuoco. Qui le armi sono state dapprima sostituite con pistole e fucili che sparavano proiettili capaci di addormentare, poi bandite, e oggi non c'è più bisogno di alcuna arma, dato che ognuno ha la certezza di poter vivere una vita serena. In Kirghizia rivedrò le lunghe file di prostitute nelle strade periferiche e centrali della città. In Kirghizia chiunque desidera fare l'amore appunta un piccolo fiore azzurro al petto, semplificando le relazioni amorose e rendendole naturali, frequenti e articolate. Ecco, qui c'è una chiosa da fare, perché tutti in Occidente interpretano male queste cose e si credono che basta che uno si mette il fiore che lei è disponibile ad andare col primo che arriva. E allora dice: ah, bene, così mi metto pure il fiore. No, il fiore rappresenta
il desiderio di condividere col maggior numero possibile di esseri umani questa straordinaria gioia che c'è nel cuore di una persona quando desidera proprio fare un cuore. Non sa ancora con chi, ma desidera essere sfiorata, toccata. Nessun uomo occidentale sa che una donna ha 71.000, alcuni dicono 31.000, secondo me già la cifra giusta è intorno ai 30.000 punti di erogeni, si chiamano, e che solo dopo averli svegliati queste migliaia tu senti come è diverso questo punto da questo, da questo, eccetera. E che una donna comincia a essere pronta per dare davvero se stessa quando tutti questi punti sono invitati al banchetto d'amore e lei è scolpita nell'aria. Questo non è Ghirghisi, è vero. Ma non ha più corpo, la donna non ha più corpo. E allora quando uno la sfiora, questa carezza va dappertutto. Invece le carezze occidentali sono ferme lì, con dei piccoli segmenti tragici. Se qualcuno non ci creda, passi un attimo, perché posso dimostrare che è verissimo. Vabbè, insomma, eccetera, eccetera. Non è un eccesso di immaginazione, questo è veramente vero, io ho le prove. Le miriadi di ospedali e di pronto soccorso. Qui in tutto il paese ci sono solo 3 magnifici ospedali, del resto semideserti, visto che pochissimi ormai si ammalano. Avendo abbandonato la pratica perversa del fumo, della droga e dell'economismo a tutti i costi, perversioni dovute a esistenze intrise di nevrosi, di fretta e di frustrazioni. Rivedrò, tornando, i volti pasciuti e sazi, ma mai felici, dei ricchi, e i volti stanchi, esausti e delusi che affollano le strade e le metropolitane. Qui, in Kirghizia, con quello che si spendeva prima per l'esercito, per la pubblicità, per i burocrati, per i governanti, si è procurato un buon pranzo gratuito a tutti i cittadini di questo benedetto paese. Questa Kirghizia, che per prima, a quanto pare, ha scoperto che non occorre denaro per vivere una vita intensa e appassionante. No. Basta stabilire un reciproco, profondo rispetto tra queste opere d'arte preziose e uniche che sono gli esseri umani, liberandoli dalle ragnatele del lavoro coatto, dalla muffa dei sentimenti obbligatori, dagli inutili tormenti della realtà scolastica, dalla polvere fastidiosa della mediocrità culturale e televisiva, ma soprattutto dalla certezza che se anche qualcuno ti spara, dopo poco ti risveglierai. O ancor meglio, mettendo nel cuore di ognuno la convinzione che nessuno avrà mai più una qualsiasi ragione per eliminare un proprio simile. Tutto ciò in virtù del primo articolo di una Costituzione non scritta ma realizzata, che prevede e consente l'amorosa autogestione del proprio destino, nella consapevolezza che il bene di tutti è il bene di ognuno, e che il bene di ognuno è il bene di tutti. Lascio questo paese con lo stesso sentimento che provano i bambini quando, immersi in un gioco appassionante, vengono chiamati e interrotti per questo o quel motivo. Interrompo, spero solo temporaneamente, questo gioco meraviglioso di una società in cammino verso la propria realizzazione, decisa a dimostrare che una volta eliminati i conflitti, i litigi, le ipocrisie personali o istituzionali, le imposizioni pubblicitarie, le vacanze obbligatorie e di massa e soprattutto l'obbligo di un lavoro coatto, un'immensa energia è disponibile per il bene di tutti. Solo con una tale energia è possibile avviare un processo di liberazione dell'angoscia di una sopravvivenza precaria, liberare tutti da un destino non voluto e forse, in ultima analisi, perfino liberarsi dell'ineluttabilità della morte.
ho abbracciato la mia guida e mentre l'abbracciavo mi sono accorto che infilava furtivamente nella tasca della mia giacca un minuscolo, grazioso mazzetto di fiori azzurri. A presto, cari amici. Basta, fine. Quindi, no, non è che finisce per il libro. È stata presa veramente, nel senso che davvero se sono maturate le domande un po' più specifiche, io sono contento di dare delle risposte, ma stavo sentendo, perché io non ho mai sentito leggere il mio libro, e stavo constatando che in realtà è scritto come un lessico da bimbi di 4 anni, cioè molto elementare. E secondo me questa semplicità è importante perché sfugge da quei meccanismi della cultura ufficiale che è sempre come minimo incomprensibile. Io quando leggo anche un normale, anche sui giornali, io i giornali li leggo una volta al mese e il telegiornale lo guardo una volta ogni 3 mesi per vedere se sono sempre uguali. Nel 68 ho fatto questo esperimento, il mio amico aveva l'edicola e abbiamo dato 100 Corriere della Sera dell'anno prima. Sono tornati in 2. Dire, ma cosa è successo? Cazzo, 98, perché erano sempre uguali, sempre uguali. E c'è una sceneggiatura geniale dei percorsi da offrire alle persone davvero disperate. Vi sciolgo un dubbio se ce l'avete. Ma sapete perché il TG1 fa un elenco di catastrofi, di stupri, di morti, eccetera? Lo fa perché così chi ascolta dice, va bene, ok, ho un lavoro che detesto, vivo con una persona che non riesco più ad amare, i miei figli non li conoscono, però non mi hanno sgozzato. Allora pensate dove è, in che infimo magazzino di disperazione è confinata la gioia di essere contenti perché nessuno vi ha sgozzato. Mi sembra veramente il minimo assoluto, no? Davvero, davvero. Allora, io quando le persone, per esempio, mi vengono a dire di essere molto depresse, dico, dai, chiudi la televisione e datti al malato un lavoro e poi la domenica mattina prendi la tua macchina e quando tutto è deserto fatti 5-6 sensi di età. Vedrai come stai. Da davvero. Allora. No, guardate che io non ho scherzato prima col quadro di Caravaggio. Io davvero in una trattoria del Bresciano ho visto che offrivano il vino con una pezza di pala di Alessandro Bombicino del Timoretto. E loro hanno detto, sì, ma noi ci fa comodo perché mettiamo il vino. E sì, ma guarda che questo vale sicuramente un paio di miliardi, questa cosa qua. No, lascia stare. Questi due hanno venduto per 1,6 miliardi, il pezzettino, hanno chiuso la osteria, allora non è che il capolavoro umiliato non è più un capolavoro, è semplicemente un capolavoro da restaurare. Nessun essere umano smette di essere un capolavoro, per quanto schiavizzato sia, lui porta dentro di sé l'assoluta certezza di contenere intanto tutti i codici dell'intera evoluzione della vita, dalle origini del virus fino ad oggi. Intanto ogni vostro corpo contiene alcune migliaia di popoli viventi, ognuno dei quali ha un'entità che si aggira intorno alle decine di miliardi di individui.
pensate soltanto a una cosa che nessun medico sa, e anche se è presente io lo sfido a vedere se è vero o no che lo sa, che in un globulo rosso del vostro sangue, uno, voi sapete di avere circa 4 milioni e qualcosa, no? In genere, in uno di questi 4 milioni sono contenuti 300 milioni di molecole di emoglobina e 1,5 milioni, un altro popolo, di atomi di ossigeno. In uno. Per sapere la cifra, se vi diverte dovete moltiplicarlo per 4,5 milioni e moltiplicare ancora per 6,000, perché questa cosa è contenuta in 1 millilitro del vostro sangue. Quindi la configurazione del mondo come uno straordinario percorso di meraviglie. Io l'ho visto il mondo andando con queste famose 1,000 lire in tasca in tutta l'Europa, tutto il Medio Oriente, tutta l'Africa, e non tirando mai fuori le 1,000 lire, perché ogni mattina ovunque io mi svegliassi con il mio sacco a pelo, l'unica cosa che avevo. Perché io a 17 anni mi sono regalato la casa, come in Chiesa. Ho detto la mia casa, io non posso comprare una casa, sceglierò come mia casa il mondo. E mi sono comprato il sacco a pelo. E ovunque io mi svegliassi c'era una donna, un uomo di fronte a me con un piatto che diceva alla malata. Io mangiavo, lo guardavo negli occhi, nei suoi occhi c'era tanta paternità, tanta maternità, e ho scoperto che avevo infinite madri, infiniti padri, e ho scoperto che gli esseri umani sono straordinari, e ho scoperto che il mondo è straordinario. Allora, in questo percorso esterno, ho avuto bisogno di scoprire il percorso interno, e dentro nel vostro corpo non, davvero non basterà l'intera vita per stupirvi di tutto ciò che trovate. Quando voi vedrete, mettiamo in eco Doppler, vedrete la vostra valvola mitrale, come fa, la potete vedere in diretta, che esita, esita poi si chiude, esita poi si chiude, esita poi si chiude. E questo lo fa sempre, perennemente, dalla nascita fino alla morte. Queste meraviglie sono talmente imponenti che se voi ne prendete atto e le conoscete, andate in giro proprio a testa alta, come il Dio buono, o dentro l'universo. Da questo alla miserabile sottocultura che viene proposta nelle scuole, dove nessuno neanche sa cosa serve il fegato. In Kirghizia hai visto, io chiedo a un ragazzino di 8 anni, ma cos'è il fegato? Lo dice il fegato. Una centralina. Centralina energetica a base di glucosa che produce energia per il corpo. Ma domandatelo al vostro medico, vediamo se vi dice la stessa cosa. Magari è un cardiologo, ma io il fegato veramente. Va bene, detto questo, vorrei davvero lasciarvi col piacere del gioco. Se voi riuscite davvero anche a inserire, a reinserire il gioco nella vostra giornata, e voi scoprite che il gioco è la cultura più antica che ci sia. Per questo ai bambini viene sottratto subito e gli danno invece i giocattoli. Perché il gioco contiene il teatro, la pittura, la scultura, tutto, tutto, la letteratura. E voi potete giocare. Non vi dico poi cosa vi accadrà se riuscirete a scoprire cosa c'è in un centimetro di muro. Ci sono alcuni miliardi di universi che ruotano alla stessa velocità in cui la Terra gira intorno al Sole, 104.000 km l'ora. Sapete che quando io dico a una persona appunto depressa, però se ti facessero fare un giretto su una Ferrari che fai 380 km all'ora, vieni giù che sei tutto gasato, e dice magari quella. Ebbene, allora sappi che tu stai girando da quando sei nato su una macchina che fa no 370 chilometrini all'ora, ma 104.000 km all'ora. E questo ti deve gasare non per
10 minuti, ma per sempre, se tu capissi che cos'è. Vedete che non si muove nulla, eh? La dimostrazione che la Terra gira è che ogni tanto qualche quadro si sposta di qualche millimetro. Ecco, per esempio, quindi non è il mio compito incoraggiarvi a scoprire quanto siete straordinari dentro e quanto il mondo è straordinario fuori. Non credete a quelli che vi dicono che fra poco non ci sarà più acqua. 8 decimi del pianeta sono solo acqua. Non credete a quelli che vi dicono che finirà il petrolio, perché il vostro caro signor Rubbia ha appena dimostrato che con un quadrato di 200 km quadri nel deserto del Sahara di semplicemente si produce energia per tutto il pianeta. Per tutto il pianeta. E che per l'Italia basterebbe una costruzione simile al raccordo anulare di Roma. Per tutta l'Italia, quindi immaginate, non so, a un'isola delle Eolie che si fa questa cosa, e tutta l'Italia ha l'energia. Non credete a niente di quello che vi dicono. Non credete al fatto che non ci sono soldi. Non credete al fatto, perché poi è comica una realtà sociale strutturata sui soldi che continua da anni a dire che non ci sono i soldi. Non è neanche capace di produrre ciò in cui crede, oppure fa finta. Non credete quando vi dicono che 8 milioni di mucche inglesi sono state uccise perché sennò vi veniva una grave malattia. Non credete a niente se non a voi stessi e a ciò che siete capaci di vedere. Smettendo di credere, smetterete anche di denigrare il mondo. Perché uno degli sport preferiti che io sento lì, signore, è che ci sono persone che passano la vita a parlare male di altri. E io mi chiedevo, ma perché questo fenomeno? E l'ho scoperto, vi do una risposta. Chi irresistibilmente parla male di chiunque altro vuol dire che ha maturato una disistima così profonda in se stesso che per tollerare di essere al mondo abbassa il livello del sistema. Quindi quando qualcuno vi parla male di qualcuno, voi gli dovete dire hai bisogno di qualcosa, anche di Silvio, un cappuccino, ma di chiunque, ragazzi, io penso che l'amministrazione più semplice sia di amare tutto e tutti. Anche Tortorino, perché se voi amate Tortorino capite la sua mostruosità, se no non la capirete mai. Direte che è un mostro e quindi voi siete peggio di lui. Invece amando dite sì, coraggio. Del resto con la convinzione che tanto chiunque è premiato o punito per ciò che è, non per ciò che dice di essere o per ciò che pensa di essere. Per ciò che è. Scusate, parlo. Vai a scuola, mi mettevano sempre all'ultimo posto. È rimasto uno shock. Ma a scuola te l'ho detto, è un paradiere di campi di sterminio. Infatti sei incoraggiato. Eppure io appena ho discusso con un mio amico perché dice che io sorrido troppo e faccio troppa amicizia e quindi è come se poi alla fine non sorridesse e non fosse mica di nessuno. Quindi devo uscire da casa e restare triste. Perché lui era una lunga così. Lui era geloso in senso preventivo di te. Prima ancora di fare l'amore con te era già geloso. Ammesso che sei in grado di fare l'amore, perché poi lui lo devi testare. No, ma io alla fine ho pensato che forse. Ma no, ragazzi, è come dire che siccome in Grecia c'è sempre il sole. È un paese maledetto perché non c'è mai luminosità, ma che senso ha? Uno che sorride, naturalmente il sorriso deve essere reale. Ma il sorriso è semplicemente il fiore della personalità, è una fioritura. E lui è geloso, sì, perché questo fiore lo voleva cogliere tutto. Ma guardate che la gelosia è la forma più bassa del sentimento. Io volevo solo farvi vedere
questo è il mio, perché mi vuole far vedere. Adesso andiamo di là a vedere il film. Ah, vi faccio vedere il bambino. Allora, vedete, vediamo il bambino. Sì. Armonico, ce ne sono anche qui il giudice, uomo di garofano che aveva entusiasmato, non mi ricordo chi, Veronica, Chiaro di Luna. No, no, ma io voglio dire, scusate, questi sono personali. No, no, questi libri, sì. Io ve li ho portati solo da vedere perché voglio incoraggiare chiunque di voi scriva. Ha desiderio di scrivere. Scrivere fa bene. Di stampare i propri libri, perché io i miei libri li stampo io. E pensate, non faccio più fare i temi, però ogni giorno mi scrivete due paginette di quello che vi succede durante la giornata. Alla fine dell'anno ogni ragazzo aveva scritto un libro di 400 pagine, che col suo computer potrebbe scrivere, lo potrebbe stampare, potrebbe quindi consegnare, avendo certamente imparato meglio la lingua con 400 pagine, con 14 pagine di temi, Ma non lo fanno, ma sapete perché non lo fanno? Perché è costato. Io consiglio i ragazzi giovani di comprare un mio libro, mi danno 10 euro, poi di farlo leggere a 10 persone facendosi dare un euro. Che così spiego, io non ho mai voluto un libro. E siccome lettere che lì è stampata da me e venduto solo nelle tue librerie, e mi ha detto, beh, è una roba un po' strana, però mi mandi il libro. E cosa c'è scritto sulla libro? Lei mi ha chiesto subito dopo 5 giorni, mi ha chiesto 800 copie. È il primo che è andato nel libro. Intorno alle 55.000 copie, di solito ha cominciato a dire, no, perché tu qui là sei un cazzo. Guarda, io non scrivo, Keller è stata un'esperienza veramente desolante, che mi ha convinto veramente mai più di essere. Ma perché desolante? Punto primo, perché loro sono riusciti a fare una piccola truffa. Mi hanno detto, scrivi altre 3-4 lettere. Mi ho scritto, come un po' scritto, e loro hanno intitolato il libro. Lettere che chiesa 2 anni dopo. Per cui tutti quelli che avevano comprato la chiesa pensavano che era il seguito.
Inoltre hanno levato dal libro quelle tre frasi lì che per me sono quelle fondamentali, no? Uno legge e dice, ah guarda te, una casa, lavoro tre ore, tre. L'hanno levate. E inoltre la cosa che mi ha sconcertato di più è che hanno bloccato il libro. L'hanno bloccato, ma in che senso? Che non hanno fatto né una conferenza stampa, né una presentazione, né una pubblicità, proprio niente in assoluto. E quando io, dopo un mese, ho detto, ma voi non state facendo niente. Già l'avete accennato. Io gli ho regalato altri 700 perché le mettessero in tutte le celle. Gli sta succedendo una cosa stranissima. A parte a me, che per la prima volta incontro i carcerati nelle carceri di massimo rigore, sono tutte persone che hanno anche ucciso, però pronti? Non ho avuto proprio un rapporto sessuale, da toccarsi e baciarsi, no, quella mia amica lì, no, era venuta qui a casa mia. No, mentre giocavamo, gli spiegavo che cos'è il rapporto sessuale. No? Quindi, no? Cioè, che provi piacere, che provi bene, che provi l'amore, che provi... Tutte provi, insomma, cioè... Pensi delle cose fuori dal normale quando fai l'amore. Allora io ho accettato e siamo andati dritto alla collina e dopo finita la registrazione te lo farò vedere. Lo vedevo. Allora abbiamo cominciato a baciarsi. No. Baciarsi, abbiamo cominciato a toccarci e provavamo del bene. Dopo abbiamo finito e io gli ho chiesto se era stato bello e lui mi aveva detto che non aveva mai provato una cosa simile, no? No? Giusto? Giusto? E sono molto felice, lei anche lei, dopo siamo andati lì e abbiamo giocato continuamente. Però eravamo più felici, cioè eravamo più contenti, giocavamo più bene, insomma. Poi io sono drogato, io sono drogato e lo ammetto. Drogato. Ma di fumo, cioè quando mia mamma fuma, io, cioè in pratica sono drogato perché spiro un gas che a mia madre fa male, automaticamente fa male anche a me. Capito? Io la scuola la vivo un po' male perché non ne ho voglia. Come vorresti che fosse? Beh, sì, studiare, quello lì si studia, però dopo a giocare, cioè giocare tutto il giorno, giocare. E invece? Invece è così mogia, si studia sempre, ci sarà mezz'ora di ricreazione, nel pomeriggio ce n'è un'ora, cioè non è molto precisa nelle sue cose. E poi la scuola è una cosa da stare in gabbia, cioè non... La scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore, no? Allora, per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, cioè, un po' una cacchiata perché uno magari non ha studiato, gli dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, le cose lì non c'entrano. C'è
se nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita, a urlare voglio vivere, voglio essere libero, vai in Cina, vai in America, vai negli Stati Uniti, vai in New York, tutte le parti del mondo, così puoi scoprire che nel mondo ci sono delle altre, cioè delle altre modi diversi da pensare. Gli adulti credo che i bambini non sono buoni da far niente. Invece magari se vogliono i bambini sono superiori dei grandi, perché hanno un modo diverso da pensare. Immagino le cose più belle, più pure, no? Invece i grandi con malizia lì, come te. Stefano, un pezzo in un film. Sì, sì, è un film che si chiama D'amore scrive. Ma Luca, lui in realtà quando gli ho fatto l'intervista ha finito. Tu sei un culo. Ma io l'ho tolto perché mi sembrava molto più interessante finire in minore, come te, Ma lui ha detto vieni con me, mi ha fatto attraversare i campi. Lui non ha la casa, mica possono portarle queste cose, le buttano tutti alla penultima chiusa. E lui le recuperava. C'è l'ultima serata con Dacia Marini che dopo 10 anni torna a trovarci. Abbiamo fatto una serie di serate con persone straordinarie, credo. Io ti ringrazio veramente di cuore. Ci siamo viste l'ultima volta nell'86. Sono andato a casa sua per andare a casa sua, una penitenza, 5 piani di scale senza ascensore, delle scale di un tempo, delle case belle di un tempo, non di queste che sono tipo Jodorowsky, tipo la montagna sacra, no? E l'Opuli. È un'esperienza bellissima. La prima cosa ci ha dato dei gelati ed è come se ci fossimo lasciati ieri, perché è vero che conta quello che uno è, quello che uno fa, non quello che uno dice. Grazie. Si chiamava da bambina? Mi chiamo Aurelia. Come mia da bambina Natalina? Aurelia. Anche nel cassetto. Non mi ricordo se mi chiamassero in maniera diversa. Mi ricordo se qualcuno domani volesse venire via dei Fenaroli 4, se vuole continuare a vedere. Poi sì. Agnella, fammi vedere la città, fammi vedere la città. Ho messo il mio Senza occhiali, Aurelia, perché non associ mai la castità all'astinenza. Questa è carina proprio, No, la castità è la capacità di fare l'amore senza malizia. Ma qui c'è una cosa importantissima. Questi sono 92 romanzi di 2 pagine e mezzo l'una. Senti, questi amici svizzeri, non voglio sapere se c'è qualcosa in tedesco, qualcosa di tuo in tedesco. In tedesco c'è qui. Thank you.
C'è scritto a Claudia perché giochi col tempo fino a renderlo infinito. Quindi per cui tu sei la tua... Il tuo istituto di Hindu, Susanne Gottes Willen,